Alla fine è venuto lui a chiedermi la foto. Spettacolo! E quando me l'ha detto, fa, no, ascolta, io voglio fare la foto con te. Siamo in un nuovo stadio, palazzetto, dove c'è la L84 che tra un po' inizierà ad allenarsi. Per me è una nuova realtà, si parla sempre di calcio, in realtà è calcio 5, ma che mi ha preso subito. Io pensavo dal di fuori che, avendo giocato ad alti livelli, sarebbe stato semplice anche soltanto guardarli da fuori e capirlo. Invece c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta tecnica, c'è tanto movimento, e uno sport faticoso è divertente perché poi non si ferma mai la partita, ci possono essere cambi di risultato in un attimo e mi ha preso tantissimo. Quindi questa è una nuova realtà, siamo anche nel clou della stagione, speriamo che riescano a salire su in A1, quindi questo è il mio augurio. È il top che c'è qua a Torino provincia, è la squadra migliore, Serie A2, Sì. però si punta a vincere e andare Si su. punta a vincere, ma soprattutto c'è una grande struttura, parte da una grande famiglia dove con grande passione hanno costruito non soltanto la prima squadra, ma anche il settore giovanile, uno dei più grandi settori giovanili d'Italia, quindi questo è un ottimo punto di partenza. Per questioni legate anche ai miei figli che sono nel settore giovanile della Juve, vedo che l'L84 collabora con la Juventus per insegnare soprattutto il futsal ai bambini più piccoli anche del calcio 11. Sappiamo benissimo che Neymar, Douglas Costa Sì, sono arrivati dal Ronaldinho. Brasile, dal futsal, e stanno incominciando a portare una parte del futsal, quindi della tecnica di base, anche nel calcio 11 e viceversa. Quindi è un bene che ci sia questo rapporto tra questi due sport che Sì. sembrano così uguali, ma in realtà non è così. No, 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 si gioca tantissimo di suola, è Sì. un gioco di posizioni, anche il fisico è Sì, diverso. soprattutto poi di tanti uno contro uno, che in realtà nel calcio 11 è quello che ci entusiasma Sì, sì, tantissimo, no? sì. Alla fine abbiamo sempre quei calciatori che giocano da là davanti, che sanno inventare con un esterno interno, un doppio passo, qualcosa, no? Che è quello che emoziona la partita di calcio 11. Qua è sempre così. A volte capita anche che il portiere diventi un attaccante per fare gol, quindi è tutto più E unito. poi siamo a livelli alti perché cioè, siamo di Io non ho mattina. ancora avuto il coraggio di andare a fare un Esatto. allenamento, prima per il mio ginocchio e No, su questa vabbè. superficie qui non so neanche se reggerebbe mezz'ora di allenamento. E soprattutto per i ritmi che hanno, che sono veramente importanti. Ma a proposito di ginocchio, di crociato, io me lo sono fatto, tu c'hai. Ti sei ripreso bene? No, No? purtroppo no, purtroppo no. Ok. Però a noi scrivono un sacco di ragazzi, come sai, cronache, cerca di unire due mondi, quello del professionista e quello dell'atleta di provincia. Cosa ti senti di dire a un ragazzo che adesso, poi in un periodo così complicato, sta affrontando un infortunio, già sei chiuso nelle quattro mura, e in più hai questo dolore da portarti dentro? Tu cosa hai imparato da quella esperienza? Io ho imparato che sì, la squadra è importante, ma in momenti di infortunio fa tantissimo casa, la famiglia, gli amici, perché quando tu sei infortunato, anche quando andavo al campo, tu viaggi a una velocità completamente diversa dalla squadra. Sì, vai nello spogliatoio, ti cambi con i tuoi compagni, ma loro poi hanno una velocità diversa, devono andare in campo, devono allenarsi, devono mentalmente preparare la prossima partita. Tu hai un percorso molto più lento, sei quasi sempre sopra un lettino per fare la prima parte, poi sei da solo in palestra, quindi in realtà non vivi poi la squadra in quel momento, anche se poi hai dei momenti. Quindi quando hai questi momenti qua, poi soprattutto in questo periodo dove è ancora più difficile muoversi e vivere come prima, trovare la serenità a casa quando ti senti un po' giù, perché il traguardo per ritornare in campo lo vedi sempre lontano, oppure ti svegli una mattina che è un dolore in più rispetto all'altro, perché stai cominciando a caricare. Chi è a casa vive la tua velocità e può aiutarti a superare questo momento. Per te casa è stata e probabilmente è ancora dal punto di vista affettivo la Juventus. Beh, quello sicuramente lo sto vivendo tuttora, con dei mal di pancia in più perché le guardo dalla TV, neanche dallo stadio, non si può neanche andare, e faccio fatica perché la vivo sempre con quella passione che
avevo da giocatore quando indossavo la maglia della Juventus, vederla da fuori, vedere certi momenti, poi soprattutto quest'anno che ci sono stati degli intoppi, delle sconfitte un po' importanti, da fuori non è facile reggerla, no? Mentre quando eri, anche se perdevi una partita per lo spogliatoio, la vivevi lì, la scaricavi in campo, io ora non la scarico più in campo, quindi me la tengo come tutti quei tifosi che sperano di vedere la propria squadra vincere e quindi è sicuramente diverso. La vivo serenamente, la pandemia credo che mi abbia anche aiutato a fare questo stacco, no? dalla carriera professionistica a quello che poi mi impegno oggi giorno per giorno. I primi mesi ero sicuramente già pronto, avevo preso una decisione ponderata, tutto quanto, ma poi cercavi comunque sempre un po' il campo, anche soltanto quando giravi in macchina e vedevi un campo da calcio ti veniva la voglia di nuovo, e forse questa pandemia mi ha aiutato un po' a staccare totalmente ora da quello ed essere al 100% sulle mie attività. Qui ti voglio sincero, ti ha limitato un minimo questo attaccamento alla Juventus in carriera? Cioè io mi espongo, penso a un Francesco Totti, da tifoso, da grande appassionato, secondo me è stato un po' imprigionato in questa sua romanità. Lui nelle dichiarazioni l'ho sentito dire raramente. Daniele De Rossi, io l'ho visto quando parlava di voi, della mentalità Juventus. Secondo me lui quel salto di provare qualcosa di diverso da Roma l'avrebbe voluto fare, ma non è stato in grado di staccarsi dalla romanità. Può essere, perché da una parte tu fai il tuo percorso da bambino, no? Inizia la tua prima passione, hai la tua squadra del cuore, no? E hai quel sogno, no? E quel sogno poi alla fine lo raggiungi. Ti sembra una cosa incredibile, che finché non ci arrivi non potevi crederci, no? Perché lo vedi con tutti i ragazzi che hanno talento come te, poi si fermano per un infortunio, per problemi familiari, per mille cose, no? Perché non hanno anche più voglia, si perdono per strada. E invece tu ce la fai, ci arrivi. E quando sei lì, hai raggiunto questo sogno, devi contare che dietro ci sono talmente tanti anni, è vero, di settore giovanile, non di calcio professionistico, ma di sacrifici. Mi ricordo mai un weekend, finché non ho avuto la patente, con i miei amici per andare anche soltanto o a bere una birra o anche al pomeriggio andarsi a fare un giro in bicicletta quando avevi 12-13 anni, non c'erano mai questi momenti. Quindi quando lo raggiungi, anche in momenti di difficoltà, e hai l'opportunità di fare un salto più alto o diverso da un'altra parte del mondo, ti senti attaccato, no? Perché quello che hai fatto l'hai conquistato e non vuoi più lasciarlo. Quindi quel legame è quello lì, poi, in realtà, no? E ci sono stati dei momenti della mia carriera che potevo scegliere di andare via, soprattutto i 2 anni del settimo posto, dove la Juventus era in difficoltà e c'erano delle squadre straniere che mi proponevano dei nuovi contratti. Ed erano stati anni pesanti. Mi ricordo, come ho sempre detto, gente che aveva... Io non avevo ancora vinto niente in quegli anni. C'era Gigi Buffon, c'era Pavel Nedved, c'era ancora Del Piero, gente che ha vinto la Coppa del Mondo, campionati, chi la Champions. E arrivare al settimo posto avevano dei mal di pancia tremendi a fine partita. E ce l'avevo anch'io, perché poi io non amavo perdere, non amavo perdere con la mia squadra del cuore. E non ti nascondo che a un certo punto dicevi, ma io però adesso voglio vincere, io voglio qualcosa in più. Per fortuna l'anno dopo poi è arrivata e abbiamo cominciato a vincere. Nello stesso tempo arrivano anche le altre offerte, possibilità di andare via, ma ormai era la promessa che mi ero fatto sin da bambino. Io volevo diventare un giocatore della Juve. È normale che poi quando arrivi adolescente dici sì, sarà duro arrivarci, no? A quel sogno lì comincia a prendere una visione un po' diversa. Proprio quando ci sei arrivato hai avuto la fortuna di vincere tanto, di scrivere una piccola parte di una grandissima storia con quella della Juve, non puoi che esserne orgoglioso. E quando tu mi fai la domanda che cosa pensi a rivedere fuori la Juve, mi viene sempre il sorriso, anche se poi alla fine perde. Guardo quella maglia, so di averla indossata, so che cosa vuol dire e non posso che avere il sorriso per quello che mi ha regalato. Tu lo sai che sei eptacampione d'Italia? Perché io onestamente non sapevo il significato, ho cercato su Wikipedia e ho trovato Claudio Marchisio eptacampione, 7 scudetti con la Juventus. Tu hai detto una piccola parte, però è la storia recente del calcio italiano. Beh, per gli scudetti che ha vinto la Juve è una buona piccola parte, però anche se fosse stato uno sarei stato lo stesso felice e orgoglioso come lo sono adesso. Anche noi quando abbiamo iniziato questo
questo percorso non ci saremmo mai immaginati di arrivare non solo agli scudetti vinti, ma tutto quello che c'è stato dentro, il record di vittorie o non di gol subiti, o il recupero di punti al quarto scudetto con Allegri. C'è tanto dentro, non ci sono solo i trofei. Dico sempre che il bello di rivedere le foto di fine anno, quando alzi un trofeo, quei sorrisi lì ti ricordano tutto quello che c'è stato prima. Perché se no non arrivi con quel sorriso lì, non è solo il momento di alzare la coppa, perché quando arrivi lì è come se riuscissi a sgonfiare un po' tutto quello che hai fatto durante l'anno e ti dà la forza di tirare su quel trofeo. Immagino, ho fatto un sì come se l'avessi provato, assolutamente no, però a vedervi sembrava così. Tu sei esposto sul tifo e in Italia è una cosa comunque strana. Adesso hai iniziato la carriera nel ruolo di opinionista. Il tuo amico Patrice Evra, Gary Neville, Carragher, fanno gli opinionisti in Inghilterra e questo ruolo del tifoso ci giocano e non gli fa perdere credibilità, professionalità. In Italia un Beppe Bergomi, storica bandiera dell'Inter, si espone sull'Inter, viene criticato da tutti. Lo fa dicendo soltanto che secondo lui l'Inter ha una rosa di un certo tipo, striscioni contro di lui. Secondo me siamo veramente all'età della pietra ancora. Sì, purtroppo sì, ma è culturale, non è soltanto nello sport, ma lo vediamo nella vita quotidiana, soprattutto poi nella vita dei giovani, perché sappiamo benissimo che se siamo dei responsabili delle nostre scelte, delle nostre parole, sappiamo che poi ricadono sui più giovani. Leggevo proprio l'altro ieri, al compleanno di Paul Pogba, e ha detto una cosa interessante: sono arrivato in Italia e non pensavo di vedere un razzismo così importante in un paese dove lui, arrivando dall'Inghilterra, era totalmente diverso. E ha raccontato questo episodio. Il padre con suo figlio lo insultavano. Sì, padre a Firenze. Lo insultavano. La sua risposta qual è stata? Regalo la maglietta al bambino. Sono convinto, poi non so come fosse finita, ma sono convinto che quel bambino, quando è arrivato a casa, secondo me, non si rivedeva più in suo padre. Si rivedeva in Paul Pogba e guardava quella maglietta, anche se non era della Fiorentina. Ora dico la Fiorentina come può essere altra squadra, perché purtroppo in Italia dobbiamo sempre sottolineare queste piccole cose. E il cambio, come poi i problemi di razzismo che vediamo in campo, quando una parte della tifoseria o anche soltanto qualcuno inveisce con gesti, con parole, a un ragazzo di colore che gioca contro la tua squadra e segna, se in quell'estate quel giocatore è diventato talmente forte, la tua squadra l'ha comprato, quella persona lì è il primo a incitarlo quando fa gol sotto la curva. Quindi c'è un problema di razzismo reale, ma una parte sicuramente ignoranza di questa passione che si trasforma in qualcosa di non più positivo da parte dei tifosi, da parte dei papà, che lo fanno vedere i bambini, e questa è la cosa più sbagliata. Tossico, totale, questo atteggiamento. Un giocatore che mi fa impazzire in campo, ma soprattutto fuori, è Wes McKennie, che si è presentato benissimo alla Juve. A proposito di razzismo, di esporsi, nonostante sia giovanissimo, si vede che ha una mentalità diversa e non gliene frega niente di essere in Italia. Pochi giorni fa, tramite il consolato americano per il Black History Month, ha scritto una lettera bellissima agli Stati Uniti dicendo: io sono un'icona in questo momento del calcio, gioco per la Juventus, vi dico, andatevi a studiare la storia di Luther King, delle persone che hanno cambiato, le persone di colore che hanno cambiato la storia. E questo è fondamentale, che arrivino soprattutto ragazzi come McKennie e come altri dall'estero per insegnare a noi questa apertura mentale, questa voglia di, non per forza di essere d'accordo con quello che dicono, ma di avere la voglia di aprire la mente e di andare a capire il perché. Questo è il primo punto. E secondo è quello che ho cercato sempre di fare un po' io durante la mia carriera, e lo sto comunque portando anche dentro la mia attività di Mate, dove gestiamo degli sportivi, dove bisogna abbattere queste barriere. Come bisogna abbattere le barriere del razzismo, bisogna abbattere anche il fatto che uno sportivo non può e non deve pensare solo al suo rettangolo di gioco, se è il basket, se è il futsal, se è il calcio. Ha detto una cosa giustissima McKennie: devo sfruttarla questa possibilità, le mie idee devo portarle nel mondo dello sport, perché queste barriere qua, come uno stadio, stanno diventando sempre più alte e non si può legare per forza un pensiero di una persona al fatto se ha giocato bene, ha fatto tripletto, di quello che vuoi, sono d'accordo con te, ho giocato male però è successo qualcosa e ti voglio dire anche soltanto il mio punto di vista, e invece ma pensa al campo. Questa è un po' come il razzismo, no? Bisogna abbattere queste cose qua, perché non ha senso. Quindi tu credi che un atleta
può e debba utilizzare la sua visibilità che si è conquistato col talento, col sacrificio, con l'esempio, per veicolare dei messaggi? Totale. Ma sicuramente, come quando io ero bambino. Ora Alessandro si arrabbierà perché ora vi faccio capire la differenza di età. Io ero bambino, quando lo ascoltavo in TV, lui, come tanti altri sportivi, vai a seguire, devi andare a prendere determinati idoli e ascoltarli, perché ti possono insegnare qualcosa. È fondamentale. E io sono cresciuto così anche perché mi hanno insegnato innanzitutto a casa a ragionarla così, perché non è che lo sportivo può cambiarmi, lo sportivo ha delle responsabilità in campo e anche fuori, ed è giusto che poi noi decidiamo quale possa essere la cosa giusta, però è anche vero che le persone che diventiamo lo dobbiamo soprattutto prima ai nostri genitori che ci insegnano loro. Immagino tu abbia seguito la vicenda Ibrahimovic e LeBron, è un po' spinosa, però va proprio in questa direzione. LeBron, che è un atleta di altissimo livello e porta avanti le sue idee, Ibra che dice mi voglio concentrare più sul campo e non argomentare cose che non conosco particolarmente. Gerard Piqué, un giocatore che ha affrontato molte volte in carriera, è un ragazzo che giocando ancora si è esposto in temi molto delicati politici e ha pagato le conseguenze di averlo fatto. Cosa ne pensi? Penso che ognuno di noi ha il proprio carattere, le proprie idee, e c'è chi è predisposto a parlare di altro perché non ha paura, perché per lui è una cosa normalissima, fa parte del suo essere, o come dice Ibra, no, io preferisco concentrarmi sul campo perché il mio obiettivo ora è soltanto questo, dopo vedremo cosa ci sarà. È comprensibile tutte e due, non è che quello che fa LeBron è giusto e quello che Ibra è sbagliato. Bisogna andare a vedere poi invece alcuni episodi che succedono in campo, forse, che Ibra, per quanto è grande come sportivo, a volte cade in qualcosa, ma perché anche il suo carattere, e ci sta anche quello. Quindi bisogna sentirselo dentro, non per forza bisogna prendere una strada o l'altra, che uno è giusto o uno è sbagliato. Bisogna sempre vedere prima di tutto chi si è e che cosa si vuole lasciare come segno, non soltanto grazie al proprio talento, ai propri gesti, ma anche ai propri fatti e le parole. Ecco, tu hai avuto l'esperienza al Corriere di Torino nel fare il giornalista editoriale, comunque dare delle opinioni, sì. Cioè, su temi comunque molto delicati. Sì. Silvia Romano, io l'ho letto quell'editoriale, è stato bello, toccante, e per me che... E io ho avuto anche la fortuna di conoscere sua sorella per caso a Milano, che lavorava in una zona lì, e le ho detto come fai a essere così serena che non sai dove è tua sorella? E lei giustamente mi fa, il mio pensiero è sempre lì, ma devo assolutamente andare avanti con la mia vita. Pensavo di trovare una ragazza quasi come se si fosse lasciata andare, abbandonata, invece aveva una forza incredibile. Quindi anche quegli aspetti lì è stato per me importante anche nel poi ragionare e scrivere quei pensieri che avevo su Silvia. Ecco, tu utilizzi, io lo guardo, il tuo account Twitter anche per commentare molto quello che accade adesso nell'attualità, temi che riguardano la Juventus, il calcio italiano in generale. Cosa pensi di quello che è accaduto a livello europeo? Secondo te dobbiamo fermarci di nuovo, rianalizzare il gap che c'è tra noi e gli altri campionati, oppure quella sensazione che avevamo che il calcio italiano stesse un attimo colmando quell'handicap ci sia? Noi in Italia cambiamo troppo in fretta opinione e pensiero, perché fino ai gironi la Juventus era passata facilmente, non c'era nessun problema di questo. È vero che negli ultimi anni tra ottavi e quarti di finale c'è stato qualcosa, ma bisogna sempre vedere innanzitutto un po' come ci arrivi e innanzitutto che hai dall'altra parte. Non so il perché, almeno per la Juve, in un ciclo così vincente non si sia riuscita a vincere una Champions, non me lo spiegherò mai, perché a livello statistico i grandi cicli nel mondo del calcio di qualsiasi squadra, non soltanto in Italia ma anche all'estero, in un ciclo così vincente una Champions sarebbe arrivata. E questo è il rammarico più grande, però purtroppo è così. Quello che abbiamo visto è che l'Atalanta è riuscita a portare un gioco totalmente diverso in Europa. Lo abbiamo visto, sì, è uscita ora con il Real Madrid, ma l'andata, dove gli si è stata rovinata una partita per un'espulsione che non c'era, ha continuato a giocare in 10, proponendo un gioco soprattutto di intensità e velocità. Quella è sicuramente una cosa che forse manca rispetto all'europeo, lo vediamo con le squadre inglesi, tedesche stesse,
anche le spagnole, anche se sono un pochettino più indietro, secondo me, lo stesso Paris Saint-Germain che ha fatto negli ultimi anni. L'intensità e la velocità di gioco sicuramente è differente e l'ho sempre constatato anche dai giocatori che negli anni hanno giocato con me, come Patrice Evra o come altri che sono andati ad altri campionati, e ha sempre detto: noi ci alleniamo meno tempo ma con molta più intensità e velocità, e in partita infatti poi è così. Invece qua lavoriamo più tempo durante la settimana a ritmi un po' diversi, e poi in partita infatti le partite sono diverse, hanno un ritmo totalmente diverso. Quindi quell'aspetto lì è sicuramente da analizzare, e lo abbiamo visto purtroppo anche quest'anno, dove le nostre squadre sono uscite. Tu eri un tipo da Dani Alves che fa ragno nelle scale mobili prima della finale di Champions o la partita è una cosa serissima, il mio lavoro, e fino all'ultimo istante sono lì che mi concentro? Sì, per me è sempre stato serissimo, ma perché sono cresciuto, quando sono arrivato in prima squadra la prima volta c'era Fabio Capello, Italo Galbiati, più vecchio di Fabio Capello, arrivava da un'altra scuola. Sì, è quello che diceva: Ibra, ti tolgo l'Ajax dal corpo. Sì, bravissimo. E sì, non c'erano ancora neanche le AirPod, le cuffiette per ascoltare la musica, o le casse che mettevi nello spogliatoio per ascoltare la musica. Si arrivava nello spogliatoio, tutti concentrati a fare i propri esercizi, il proprio riscaldamento, chi chiudeva gli occhi, chi stava lì, chi parlava con l'altro su che cosa si dovesse fare in campo. Non c'era nulla di tutto ciò che vediamo ora. Io poi l'ho vissuto, perché man mano che passavano gli anni l'ho vissuto una parte anche io, e non ti nascondo che all'inizio per me era inconcepibile vedere un ragazzo che, anche se ho solo seduto o in piedi, per concentrarsi chiudeva gli occhi e ballava. Per me era una cosa che non riuscivo a capirla, anche sbagliata per me. Ma poi col passare del tempo vedevo che poi quando scendeva in campo era, no, andava alla grande, sì, faceva sì, una grandissima prestazione. E se provavi invece a togliere era anche più nervoso. Quindi quello era un mezzo per aiutare a scaricare una certa tensione o per concentrarti in un certo momento. Quello che poi succedeva a me, io ascoltavo per esempio la musica soltanto in pullman, perché quando arrivavi sicuramente fuori dagli stadi sentivi i rumori dei tifosi, cosa che adesso sembra una cosa assurda non vederli più, e quindi avevo bisogno di alcune canzoni, no, soprattutto rock, a me piaceva la musica rock, e la dovevo ascoltare finché non entravo dentro lo spogliatoio, dove non c'erano più telecamere, dove non c'era più il rumore dei tifosi che arrivavano allo stadio, della gente che ti chiamava. Arrivavo lì, staccavo le cuffie e ho detto: benissimo, ora inizia la partita. Ognuno di noi trova il modo di concentrarsi, ora è cambiato un po'. Ti sei mai sentito un po' solo all'interno dello spogliatoio? Come no, se fossi no, sintonizzato su una frequenza no, diversa? Ma io sono una persona molto curiosa, quindi forse questa sarà la mia fortuna. Però mai solo, tanti discorsi e opinioni diverse dal mondo dello spogliatoio, poi dipende sempre nel tuo percorso. A 20 anni hai voglia di stare con i ragazzi della tua età, di ridere e scherzare, ma allo stesso tempo ti piace ascoltare il capitano, quello che è qui da 10-20 anni, che ti può dare non soltanto esperienza del campo ma anche esperienze di vita. Quando arrivi a 30 anni fai già un po' più di difficoltà ad andare a scherzare con i ventenni, perché ti rubano ancora il telefonino a tavola, i classici giochi così, che dici: basta, sono 15 anni che me li fanno, basta, mi hanno rotto. Però poi allo stesso tempo è giusto che tu cerchi quella sinergia con loro, perché poi è tutto uno scambio di idee, di esperienze e tutto quanto. Prima dicevi, lo spogliatoio nasce così. Poi. Sì, 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 il bello dello spogliatoio, sì, che ti sei staccato dal calcio. Penso ora a Gigi con, non so, Fagioli. Sì, ecco, quanto ne hanno padre da raccontarsi. Sì, 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 vabbè, immagino, però se fossi Fagioli andrei da Gigi e direi: sì, caro Gigi, raccontami un po'. Ne ha da raccontare, sì, sicuramente. È il compagno dal quale hai appreso di più? Gigi? Sì. Sicuramente uno che mi ha dato tantissimo, e non è semplice per un portiere. Ricordiamoci che i portieri noi li vediamo sempre come quelli un po' più matti, perché vivono anche la giornata in maniera diversa, hanno il loro allenatore, stanno nel loro gruppetto, fanno i loro esercizi, anche quando vai in ritiro tutto quanto stanno sempre insieme, come se creassero un loro piccolo nucleo. Ed essere capitano di una squadra che tu vivi la giornata in maniera diversa rispetto agli altri, non è semplice rimanere collegato con tutte le altre teste, però
lui aveva una grandissima capacità, vedeva quando il gruppo incominciava, non dico a sfaldarsi, ma incominciava a non essere più concentrato, si stava buttando giù, e a un certo punto ti chiamava: ragazzi, oggi dobbiamo parlare. Che ne so, Gigi è 4 giorni non mi parla, sì, in campo, cioè, andiamo così, ma nello spogliatoio, cosa dovrà dire? Trovava il modo e capiva che stava succedendo qualcosa. E quella è una grande capacità. A tutti. Quindi quella è stata, quella è una sua grandissima capacità. Una capacità da chi fa il capitano. Ecco, di giocatori così ne ho incontrati tanti, anche da avversario di livello mondiale. Ho visto una foto su Instagram di quando avevi incontrato Iniesta in spiaggia. Sì. E comunque stiamo parlando di uno dei più forti nel suo ruolo. È quella foto lì. Tra l'altro lui c'ha un po' l'abbronzatura. Lui l'ha scattata, sì. Lì l'ha scattata, sua, all'epoca non so se era già sua moglie, ma penso di sì, l'ha scattata sua moglie. E io ero nel lettino con mia moglie, avevo Davide che era piccolino, aveva un anno e mezzo, e gli ho detto: mamma mia, c'è Iniesta, amore, adesso devo chiedergli una foto per forza. E lei giustamente fa: amore, ma lo sai quanto a volte ti rompe a te quando sei in vacanza e vengono a chiederti una foto sul lettino in spiaggia? Lascialo stare, lascialo tranquillo. Lo so, però dai, non posso per questa occasione, non so se starà qua ancora tanti giorni o no. Alla fine è venuto lui a chiedermi la foto. Spettacolo! E quando me l'ha detto, fa: no, ascolta, io voglio fare la foto con te, no? Però al di là di questa cosa qui, che capita, ci sono tanti giocatori che raccontano queste cose che capita nella vita. Per me lui è stato tra i più grandi, almeno per quando ho giocato io, per le partite che ho giocato contro, per quello che ha regalato, per il fatto che non abbia vinto un pallone d'oro, ma ha giocato anche in un momento, dove c'erano altri due o tre incredibili. Però per me, come se per Federer per me è il calcio, io da centrocampista vedo Iniesta il calcio. Okay. Uguale. Ha una capacità incredibile, perché poi lui non è altissimo, non ha questa grandissima forza fisica, ma ti fa capire soltanto muovendo il pallone, mettendolo mai fermo, tu non riuscivi mai a prendere. Lui sembrava un pattinatore sul ghiaccio quasi, cioè proprio scivolava in campo. A proposito, il ruolo del centrocampista, come ti ha aiutato fuori, nella vita? Cioè, comunque è un ruolo che non lo scegli quasi, ti scegli essere centrocampista. Sì. Devi essere equilibrato. Ti aiuta a guardarti bene intorno a 360 gradi, come in campo. Io credo di essere diventato un centrocampista completo proprio perché prima molti allenatori mi hanno cambiato tanti ruoli, e la capacità di adattarmi a tanti ruoli ha cominciato a mettere dentro il mio pentolone delle mie qualità più cose, che poi amalgamate hanno fatto diventarmi questo giocatore, come in Inghilterra lo chiamano box to box, che comunque correva avanti e indietro, fase difensiva, fase offensiva, che potevi giocare davanti alla difesa. Ho fatto degli anni che alla sinistra, dove mi trovo veramente male, eppure devo cercare il modo, con le mie caratteristiche, di dare non solo una mano alla squadra, ma di raggiungere delle prestazioni di livello. Ho fatto delle partite terzino destro, lo ricordo ancora, con Del Neri, è vero che erano in emergenza. Con Conte molte volte mi mettevo a seconda punta, nei momenti di squalifica di qualche attaccante o di una partita che voleva impostarla in maniera diversa con il finto 9, che era un centrocampista che andava a rompere un po' il gioco. Quindi tutte queste cose qua ti hanno portato poi a, secondo me, all'anno primo di Allegri e poi anche l'anno dopo, che mi portarono poi davanti alla difesa, ad avere un bagaglio completo del centrocampista. Ecco, questo ruolo di giocatore duttile, che mette prima il collettivo e poi se stesso, lo ritrovo molto in Federico Bernardeschi. Ho avuto modo di conoscerlo, intervistarlo, e umanamente, come persona, anche nel dialogare, ritrovo molto questo. Forse nella sua carriera il fatto di essere visto dagli allenatori come un giocatore duttile si sta rivoltando un po' contro di lui? Sì, però c'è da dire che poi a un certo punto sia te stesso ma anche l'allenatore deve capire realmente qual è il tuo ruolo, perché non è che ogni allenatore che arriva, Bernardeschi di turno o un altro, decido: ah, tu hai caratteristiche che potresti fare questo e questo e quest'altro. Devi guardare anche la crescita di quel ragazzo. Prendo l'esempio di Bentancur, dove è stato poi portato davanti alla difesa per mancanza di giocatori o quant'altro. Per me è stato un errore, troppo presto. Secondo me lui ha un giocatore che ha bisogno di ritmo, ha anche velocità. Lui aveva bisogno di continuare a fare quel percorso da mezzala per cercare di arrivare anche a fare quei gol in più
che non è mai riuscito a fare, di arrivare a 6-8 gol, facendo quel percorso lì per poi arrivare anche poi davanti alla difesa a fare un ruolo completamente diverso. Ha le capacità per farlo, però secondo me doveva fare un percorso, continuare ancora quel percorso lì per crescere in maniera più ampia, a 360 gradi come ruolo. Ecco, tu oggi hai in mano la rosa della Juventus, come la metti in campo questa squadra? Ti convince così? Che poi non c'è un così perché è molto elastica e cambia spesso. Sì, poi la Juventus degli ultimi anni rispetto a quelle dei miei primi anni ha una rosa molto più ampia, quindi hai grande capacità di poter cambiare a partita in corso o partita dopo partita, di cambiare anche un po' un modulo o altro. Rimango sempre dell'idea che bisogna avere innanzitutto una base fissa, che le tue partite devono iniziare con quelle, con la tua identità di gioco. Puoi cambiarlo durante la partita, ok, o per questioni di mancanze di giocatori o altro, soprattutto in questo periodo tra Covid e tamponi positivi, e no, ci sta anche cambiare. Io ho sempre amato il centrocampo a tre, ma perché forse mi rispecchio sempre nella mia carriera, e quindi ho sempre amato il centrocampista che possa ricoprire più spazi con un uomo in meno per averne uno più avanti. La Juventus ha giocatori davanti fortissimi che si possono anche adattare. Quest'anno non c'è mai stato Paolo Dybala, quindi bisogna anche vedere con Paolo Dybala se la Juventus è continuato su questo, con questo modulo qua, o doveva cambiare un po' il meccanismo lì in mezzo. Però la Juve deve, penso, guardare la parte positiva, dove c'è sicuramente in alcuni giovani che stanno crescendo bene, McKennie, Chiesa stesso, un giocatore che mi ha impressionato per la crescita e la perseveranza che ha in ogni partita, no? Nel dare il massimo sempre, quindi quello anche per il calcio italiano è importante. È finita anche quest'anno la Champions, però ci può stare anche, siamo 9 anni che la Juventus vince, un anno di transizione, che la Juventus è sempre lì, non stiamo parlando di una stagione fallimentare, però abituati dopo 9 anni a vincere sempre uno o due trofei da tirare su, pensare di arrivare a fine anno senza nulla è normale che può sembrare strano. Una valanga di cose, cerco di farle più veloci possibili. Sergio Ramos ha detto in un'intervista su Twitch a Ibai, che è il più grande streamer del mondo, è famoso in Spagna, questo lo sottolineo sempre per la differenza tra Italia e il resto del mondo. Cristiano Ronaldo, alla Juventus hanno perso sia il Real che Cristiano. Cosa ne pensi? Sì, beh, soprattutto al Real, per quello che ha vinto, per quello che ha dato. Le parole di Ramos si riferiscono sicuramente a questo qui, anche perché poi al suo posto non è arrivato nessuno con una personalità forte come Ronaldo, non soltanto di numeri in campo, ma proprio come peso specifico, che è andato a coprirlo. Hazard non ci è riuscito in questo. No, purtroppo anche per lui, problemi fisici. E Ronaldo alla Juventus cosa ha portato, secondo me? Ronaldo alla Juventus ha portato la sua grandissima vena di gol. Ogni anno segna dei gol impressionanti. L'abbiamo visto il primo anno in Champions, dove la Juve stava rischiando di uscire con una tripletta, ha ribaltato contro una squadra davvero ostica, perché l'Atletico Madrid non è mai una squadra che prende 3 gol di regola, e vincendo campionati. Credo che negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa, acquisti che dovevano essere così importanti ma che non lo sono stati, e dove poi col cambio generazionale, perché la rosa poi dello zoccolo duro si stava sempre di più avvicinando verso il fine carriera, quei giovani lì non sono riusciti a prendere quella base lì, a crearne una nuova. E quindi ora ci sono delle piccole falle che lo si è visto negli ultimi 2-3 anni, non soltanto in Champions ma anche in campionato, perché comunque alla fine di tutto ricordiamoci che l'anno scorso la Juventus vince il campionato con un'interruzione del campionato per il Covid. Ha vinto 2 campionati. Ma con grande difficoltà. Sì. Non come gli anni prima, no, quindi è già 2 anni che un qualcosa c'è stato. Ci sono i ragazzi che devono entrare a allenarsi, quindi tra poco li lasciamo. Te l'avevo chiesto prima e te lo voglio richiedere adesso in freestyle. La top 11 più forte che ti viene in mente tra compagni di squadra e avversari nella tua carriera? Allora, in porta Buffon, terzino destro Dani Alves, centrali metto Ramos, Chiellini, terzino sinistro, io poi ho avuto la fortuna di giocarci ancora, ma metto Maldini. Davanti alla difesa Pirlo, centrocampisti metto Iniesta
e Pogba, e davanti a tre Ronaldo, Messi e... oh mamma mia, e... chi ti metto davanti? Tosta, eh? Davanti sono tanti, anche lì, Ronaldo, Messi è facile, mettiamo lì Benzema. Bello, bello Karim. Che... giocatore che era vicino anche alla Juventus, l'anno di Ciro Ferrara, quell'estate lì, però purtroppo non arrivò, no. Perché era un anno che non fece bene al Real Madrid, c'era la possibilità, peccato che è un grandissimo giocatore anche lui. Sì, fortissimo. Che è l'unico che infatti dopo Ronaldo sta riuscendo. Sì, 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 ad esprimersi. 87, sta facendo cose clamorose. Voglio parlare della tua attività imprenditoriale a 360 gradi, abbiamo parlato di quello che fai sul digital, qua siamo nel campo del futsal 84. Alla fine ti posso definire un imprenditore, ristoratore di fatto, che ha investito in dei ristoranti cinesi, giapponesi, asiatici. Legami, sì, gioco di giusto, parole. Bravo, giusto, sei il primo che l'ho detto bene. Bravo. Okay. No, vabbè. Noi ci giochiamo. La figata è quella. Noi ci sì, giochiamo. Sì, perché legami. Ci giochiamo per quello. È un bellissimo concetto. Ho letto che state aprendo il quarto a Bergamo, sì. Però sì. Ho anche letto le tue dichiarazioni a inizio lockdown. Su un po' la paura della riapertura di quello nella capitale, a Roma, cerchiamo di riaprirlo, ci proveremo in ogni modo. Sì. Ti sei sentito supportato dallo Stato in questo momento? Come ristorante? No, diciamo che come ristorante, come qualsiasi altra attività, aprire e chiudere così è veramente complicato, al di là di poi degli aiuti, non voglio entrare in merito in questo, credo che ogni città viva poi una sua storia diversa. Le città d'arte come Roma, Firenze, Venezia sono state quelle più colpite. Mi ricordo ancora quando abbiamo riaperto dopo la prima ondata, sono sceso giù a Roma ed ero da solo davanti alla Fontana di Trevi. Affascinante quanto impressionante tutta questa situazione, che la sta vivendo ancora un po', al di là delle paure delle persone di provare a riaprire. C'è chi non ha mai riaperto perché non vuole rischiare nulla, c'è chi sta portando avanti. Il nostro percorso è perché siamo contenti di quello che stiamo facendo, ce la stiamo mettendo tutta, è un momento di difficoltà, però vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, vogliamo dare una mano ad altre in altre città con nuovi posti di lavoro, credere nel nostro progetto, andando avanti con la nostra qualità, la nostra professionalità che ormai da oltre 5 anni ci sta dando delle soddisfazioni, soprattutto con le persone, perché sono quelle che poi ci portano a queste scelte di andare avanti e di andare in altre attività. Infatti ringrazio già molti bergamaschi che mi hanno scritto e sono contenti, non vedono l'ora. Sono contento che poi il nostro personale sarà tutto di Bergamo, quindi cerchiamo in ogni punto, cerchiamo di portare nuovi posti di lavoro alle zone. La manodopera locale. E quindi non vediamo l'ora, speriamo che nell'apertura, che dovrebbe essere in giugno, saremo tornati di nuovo liberi di poter goderci dei momenti insieme, non soltanto in un ristorante, ma anche in un cinema, in un teatro, in tutte le attività, in uno stadio, perché è quello che ci aspettiamo tutti, quindi speriamo che a giugno siamo tutti pronti di rivivere quella libertà che sogniamo da un anno. Prima di chiudere ti do un potere magico, puoi cancellare una parola e il suo significato per sempre dal dizionario, quale cancelli? Questa potevi dirmela prima, mi preparavo, questo non è facile. Non è una parola, è un coro, il famoso bu che sentiamo negli stadi. Non sembra, non è una parola, ma è, io lo vivevo e l'ho visto con certi compagni quanto è pesante quel coro. Non è una parola, ma è pesantissimo, è proprio dei macigni che gli cadono addosso. Se potesse cancellare quello, sarebbe già un buon inizio. Grazie Claudio. Grazie davvero. A te.